Il Messaggero, scuola, i prof invadono la bacheca Facebook di Renzi. Noi non voteremo più il PD perché indignate dal DDL la buona scuola. È il messaggio che dilaga sulla bacheca Facebook del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. In calcio agli ultimi post del Premier, decine di persone hanno manifestato il loro dissenso con un vero e proprio bombardamento di commenti che legano la protesta contro la riforma della scuola al voto per le prossime amministrative. Il lavoro. La rabbia degli insegnanti sul web in merito alla riforma della buona scuola non accenna a placarsi. Anzi, il vento che spirava la scorsa settimana in occasione dello sciopero del 5 maggio sta aumentando di intensità sino a trasformarsi in una vera e propria bufera. Lo slogan che si continua a ripetere in tutti i commenti lasciati dagli insegnanti è il seguente: non voterò mai più PD perché sono indignato dal DDL e la buona scuola. Una sorta di dichiarazione elettorale pubblica contro il Partito Democratico. Nelle ultime ore si può parlare di vero e proprio scontro tra governo, insegnanti e sindacati. In particolare non è piaciuta la frase del ministro per le riforme istituzionali Maria Elena Boschi, che ha sottolineato come la scuola, se dovesse rimanere in mano ai soli sindacati, non funzionerebbe affatto. Gilda, la scuola in mano ai sindacati, vergognosa mistificazione è la risposta della Gilda degli insegnanti. Lo scorso 5 maggio hanno scioperato l'80% dei docenti ed in piazza a protestare contro una pessima riforma c'era l'intero popolo della scuola, afferma Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda. Il governo, invece di aprire un dialogo attraverso i suoi esponenti, insulta gli insegnanti. E Di Meglio conclude che la lotta degli insegnanti non si fermerà, stia sereno chi di dovere. Il Messaggero. Intanto il governo è costretto a convocare i sindacati, oggi l'incontro a Palazzo Chigi, l'appuntamento dalle ore 15, al centro ovviamente il DDL e la buona scuola. Mercoledì 13 il governo incontrerà anche le associazioni degli studenti e dei genitori. Per ora è tutto, arrivederci alle prossime notizie.